un'idonea iniziativa politica a fare sì che al più presto si realizzino quelle azioni per la trasformazione del sistema antitratta in servizio, come previsto dal piano nazionale licenziato a febbraio 2016, superando così, una volta per tutte, lo strumento dei bandi che in questo scenario in effetti non ha più ragione di essere. Grazie. Grazie, onorevole Pastorino. La sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sessa Amici, ha facoltà di rispondere. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Nel mese di agosto 2016 si sono esaurite nella prima settimana le attività di valutazione delle proposte progettuali pervenute a seguito della pubblicazione del primo bando nazionale, il bando numero 1 del 2016, per il finanziamento dei progetti di attuazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis del decreto legislativo 286 del 1998 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio del 2016, nel contesto del primo piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento. Sono pervenute, così come ricordava l'interrogante, numero 28 proposte progettuali, di cui due escluse d'ufficio per inosservanza dei termini previsti dal bando per la presentazione dei progetti e per la carenza dei requisiti soggettivi del soggetto proponente. La Commissione, nominata con decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio, ha provveduto pertanto alla valutazione di numero 26 proposte progettuali, concludendo i propri lavori con la formazione di una graduatoria di numero 18 proposte progettuali, di cui 15 ammesse al finanziamento e numero 3 escluse dal finanziamento per esaurimento delle risorse disponibili. 8 proposte progettuali sono state dichiarate inammissibili per violazione di clausole del bando. La Ministra delegata per le pari opportunità e il Dipartimento per le pari opportunità si sono immediatamente attivati però per il reperimento di ulteriori risorse per il finanziamento delle numero 3 proposte progettuali collocate in graduatoria ma non finanziate relative al territorio della Sardegna, della Basilicata e della Sicilia orientale, dove va comunque precisato che era già operativo un progetto rientrato nelle 15 proposte finanziate immediatamente. Sono state reperite ulteriori risorse rispetto a quelle rese disponibili con il bando, che hanno permesso lo scorrimento della graduatoria e finanziamento di tutti i progetti valutati. Le motivazioni dello scorrimento si ritrovano nelle elevate finalità sociali degli interventi di protezione delle vittime e nell'opportunità di contemperare la prima applicazione della nuova normativa, favorendo in ogni caso la massima efficacia possibile del primo intervento attuativo secondo i principi di gradualità, nel preminente interesse delle persone assistite e della continuità dei relativi percorsi di assistenza e integrazione. Come ricordava ancora l'interrogante, tra i progetti esclusi dalla valutazione per inammissibilità figurano le proposte pervenute dalla Regione Liguria e dalla Regione Piemonte. La Regione Liguria ha presentato il proprio progetto alle 17.42 dell'11 luglio, oltre la scadenza prevista dal bando delle ore 14 del medesimo giorno. La Regione Piemonte invece ha presentato una proposta incompleta, priva di informazioni essenziali per la valutazione del progetto, lasciando in bianco elementi rilevanti del relativo formulario e corrispondenti ai pertinenti criteri di valutazioni previsti dal medesimo. Il Dipartimento ha attivato immediatamente una proficua collaborazione con il competente assessorato regionale, il quale in ambedue casi si è fatto parte diligente il Dipartimento con le due regioni per favorire la continuità dei relativi progetti attraverso l'impiego di risorse del bilancio regionale, anche con dei fondi strutturali, garantendo il massimo sostegno possibile e ribadendo che i progetti, quando anche non finanziati a livello centrale, sarebbero sempre stati considerati parte della rete nazionale e avrebbero potuto certamente continuare a fare riferimento al numero verde nazionale antitratta. All'esito di questa collaborazione, la Regione Piemonte è riuscita a reperire le risorse per la prosecuzione del proprio progetto anche attraverso l'impiego del Fondo Sociale Europeo ed ha costituito una cabina di regia regionale che si insedierà il 29 settembre prossimo, alla quale il Dipartimento per le Pari Opportunità è stato invitato a partecipare per proseguire il lavoro comune. La Regione Liguria non ha provveduto a mettere in rete le proprie vittime assistite, ossia a chiudere
chiudere i progetti e a chiedere al numero verde nazionale di ricollocare le vittime. Dal 1 settembre i progetti di protezione delle vittime di tratta sono tutti operativi e non risultano territori regionali scoperti. Dal punto di vista generale, circa l'obiezione della contraddizione del piano antitratta con il bando, si rileva quanto segue. Il testo del bando è stato sottoposto a intesa della conferenza unificata sancita il 9 giugno del 2016. Il piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani indica chiare e distinte responsabilità dei vari livelli di governo coinvolti, prevedendo una serie di attività e responsabilità diretta dal livello regionale per assicurare misure di protezione, assistenza e integrazione delle vittime senza alcun riferimento alla necessità di finanziamenti statali ed anzi richiamando il ruolo dei fondi strutturali, così come è previsto nel piano, proprio nel capitolo della governance territoriale. Con decreto del 2 agosto del 2016, la Ministra per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento, con delega alle pari opportunità, ha costituito la cabina di regia a carattere politico-istituzionale previsto dal Piano Nazionale d'Azione contro la Tratta e il Grave Sfruttamento degli Esseri Umani. Questa cabina costituirà la sede privilegiata per ogni eventuale riflessione condivisa con le altre amministrazioni centrali e con il sistema delle regioni e delle autonomie locali in merito alle attività di prevenzione e di contrasto alla tratta, nonché al monitoraggio delle azioni previste. Grazie sottosegretaria. Il deputato Pastorino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Prego onorevole. Grazie Presidente, no, sono soddisfatto della risposta della sottosegretaria, che è sempre molto puntuale e precisa. Non sono soddisfatto evidentemente dell'atteggiamento tenuto dai vertici regionali, dalla regione dalla quale provengo, perché insomma non si tratta di una cosa nata quest'anno, ma si tratta di un progetto che ha ben 16 anni di storia consolidata sul territorio. Voi capite bene in un periodo come questo l'importanza di questo strumento per una città come Genova, ad esempio, che ha caratteristiche ambientali molto particolari. Se la soluzione si è trovata, e me lo auguro, monitoreremo appunto i passi che in questo caso la Regione Liguria farà o ha fatto. Mi pare un po' meno rispetto a tutte le altre regioni, compreso il Piemonte, che